Salve a tutti amici, sono sempre io, ricercatore indipendente Emiliano Babilonia. Aspettate che giro la camera, così potete vedere. Sto facendo un'analisi in tempo reale con un elettroencefalografo che ho acquistato, che sto attestando da pochi giorni, e questo elettroencefalografo sta analizzando le mie frequenze cerebrali. Ovviamente ho fatto una modifica particolare al mio elettroencefalografo per poter analizzare le frequenze grezze del cervello. E voglio dire anche una cosa molto importante, che sul mio canale di YouTube Emiliano Babilonia, con la fotografia con l'occhio, hanno bloccato un'intervista testimonianza di una signora che parlava di quello che subiva, e siccome la signora ha fatto una cosa giusta e ha avuto il coraggio di prendere tutte le interviste testimonianza, compresa la sua, e mandarle in giro da tutte le parti, questure, procure, partiti, eccetera, 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 hanno pensato di bloccare la sua intervista testimonianza sul mio canale di YouTube. Addirittura mi è arrivata un'email da YouTube che il video che è stato messo non è aderente a le pubblicazioni di YouTube. Ma com'è possibile? C'erano 300 uguali identici di video, cambia solo l'audio, e me l'hanno bloccato. Meno male che io ho sempre i backup originali dei video, e intanto incomincerò a postare la sua intervista testimonianza sulla mia seconda radio web, Emiliano Babilonia Mixcloud, così chi la vuole ascoltare la può ascoltare tranquillamente. E poi praticamente cercheremo di rimettere nuovamente questa intervista testimonianza, che è stata definita forse scomoda perché la signora parlava chiaramente di alcune sue attacchi, problematiche che praticamente lei ha da oltre 2 anni, se non sbaglio, e che in continuazione viene attaccata da queste agenzie deviate, da questi manipolatori, torturatori che stanno praticamente devastando la nazione italiana. Io chiedo a voi del web, voi del Facebook, oppure dei vari canali di YouTube, se avete notizie di quella donna che praticamente ha ucciso i suoi figli, e che la donna diceva di sentire le voci di Satana che gli parlavano all'interno della testa, e era andata addirittura a chiedere al proprio parroco se conosceva un esorcista. Ovviamente le manipolazioni radiocognitive portano anche a questo, perché la deduzione che viene immessa all'interno del cervello delle vittime del controllo mentale è credere cose surreali, come gli alieni, come i fantasmi, come i demoni, come Satana, ovviamente, per questa signora. Quell'altra persona in Alta Italia che sentì nella testa una voce che gli diceva strappagli gli occhi, ha preso e si è strappato gli occhi, poverino. E ovviamente nessuno ha voluto credere alla sua storia, alla sua situazione molto particolare. Oggi ho fatto un video molto importante, l'ho pubblicato su Angeli Custodi MK Oltre Italia, perché sto facendo dei nuovi test con musiche di rilassamento e musiche delle frequenze delle campane tibetane, e ho voluto far vedere alle persone sul mio canale Angeli Custodi MK Ultra alcuni miei test per trovare delle soluzioni per aiutare le vittime del controllo neurale. Non è facile trovare delle soluzioni che possano aiutare tutte le vittime del controllo mentale o del controllo neurale. Però sto facendo talmente tanti test, visto che io sono una vittima del controllo mentale, del controllo neurale a 360 gradi. E vi dico che anche a me mi facevano credere che c'era Satana che mi parlava in testa, anche a me mi facevano credere che erano gli alieni, anche a me mi facevano credere che sentivo i morti all'interno dei cimiteri. Ma ovviamente io ho capito subito che questo era un gioco a realtà virtuale, e che vivevo in un incubo ad occhi aperti, e
e che loro potevano, attraverso un elettroencefalografo trascranico, modificare le mie frequenze cerebrali attraverso le famigerate alte tecnologie, che non è altro un elettroencefalografo trascranico che spara frequenze ad onda convogliata all'interno dei centri nervosi centrali del nostro cervello e all'interno dei centri nervosi centrali dei nostri centri nervosi primari, ovviamente creando una bioaurea sintetica, creando un'anima artificiale e creando patologie indotte. Se conosci la tecnologia, sei in grado di evitarla, ma se caschi ai loro tranelli di manipolazione e di controllo radiocognitivo, ogni volta che loro ti riattaccheranno quelle frequenze, sarai sempre più buttato giù. Crolleranno le tue frequenze armoniche e diventerai una cavia inconsapevole per certe persone e consapevole per tante altre. Ovviamente noi ci dobbiamo unire e cercare di combattere questi manipolatori, torturatori, perché tutti i giorni mi arrivano anomale email di persone poverine, di vittime, che chiedono aiuto, non sanno come fare, vengono attaccati dentro casa, gli attaccano i familiari, i parenti, gli uccidono gli animali, di tutto e di più. Li fanno aggredire per strada da persone sconosciute, vengono bruciate macchine, centraline all'interno delle case, sbruciano televisori, saltano contatori, si bruciano allarmi e tanto altro. E molte di queste vittime del controllo mentale non possono neanche andare a lavorare perché vengono sottoposti a lavaggi del cervello continui, torture fisiche e psicologiche con attacchi disumani, ovviamente. Adesso voglio attivare il mio elettroencefalografo e fare un'analisi questa sera insieme a voi in diretta, perché è una cosa importante questa di fare delle analisi continue per far vedere alle vittime del controllo neurale, alle vittime del controllo mentale, quello che io sto facendo. Ovviamente sono un po' di giorni che sto facendo le analisi dell'elettroinquinamento e sto vedendo che tipo di frequenze aumentano nel nostro cervello e sul nostro corpo attraverso la corrente elettrica e attraverso le frequenze modulate all'interno dei cavi elettrici che interagiscono con i nostri centri nervosi. Adesso un secondo che provo ad attacco, mi metto l'elettroencefalografo e cominciamo a fare il primo test. Non so se devo levare il cappello, forse no. Questo è un test che sto facendo, quindi non è una prova a tutti gli effetti. Sto tenendo anche il cappello in testa, perché sotto il cappello ho messo una rete. Attiviamo un attimo il programma. Aspettate, faccio vedere il programma. No, c'è qualcosa che non quadra. Ok, è partito praticamente il programma. Aspettate che sposto la telecamera in modo che potete vedere meglio. Allora, voglio ricordare che questo analizzatore è in grado di analizzare anche le frequenze grezze. E le frequenze grezze corrispondono alle frequenze che anche interagiscono nel nostro cervello attraverso la corrente elettrica. Aspettate che sto facendo l'allineamento dello strumento, ecco, così può andare bene. Secondo che c'è troppa luce,
Aspettate. Riusciamo ad abbassare un attimo la luminosità. Un secondo, eh. Ah no, eccolo, sta qua. Ecco fatto, adesso si dovrebbe vedere bene. Elettroencefalografo. Oppela. Voilà. Allora, queste sono le mie frequenze fisiologiche, cioè le mie frequenze cerebrali. Adesso praticamente. La mia fase relativa alle frequenze primarie del cervello sono in una fase praticamente di veglia, cioè sono sveglio e l'attività cerebrale sembra, dico, quasi normale, però loro sono molto furbi, i torturatori, i manipolatori, perché vogliono lasciare il nostro cervello sempre a questa range, cioè tra il 0 e 400, perché come se vogliono simulare una zombificazione artificiale attraverso queste frequenze, come se ci vogliono rilassare, ci vogliono tranquillizzare, vogliono armonizzare le nostre frequenze per non farci sembrare dei pazzi, malati di mente o schizofrenici, in un certo senso simulati. E non vogliono che noi ovviamente ci disperiamo sotto questi attacchi e queste manipolazioni attraverso queste armi ad energie dirette. È come se loro ci attaccano con queste frequenze, ci minacciano in continuazione con queste frequenze, ci creano lavaggi del cervello e torture, e poi mettono dei blocchi cerebrali per non farci diventare aggressivi e pazzi o violenti. Perché fanno questo? Perché così loro ci possono poi pilotare a comando a distanza per farci interagire con determinate frequenze ad innesco nel cervello, come se sono comandi vocali, frasi vocali che innescano determinate attività del nostro cervello e diventiamo proprio dei manciuriani a tutti gli effetti, dei soldati killer oppure possiamo fare infanticidi attraverso questa aggressività, questa violenza sul nostro corpo e possiamo praticamente avere delle gravissime patologie fisiche e psicologiche. Ho notato che una ragazza ha ammesso che gli esperimenti iniziano verso le 2:30 e finiscono alle 5:30. Infatti è vero perché il cambio del turno che avviene durante la notte avviene proprio dalle ore 2 e poi loro escono da questi laboratori, da quello che ho capito io in tutti questi anni. Il successivo cambio del turno è alle ore 7, quindi loro verso le 5:30, alle 6 cambiano determinate frequenze, in modo che per le 7 c'è il cambio totale delle frequenze cerebrali e fisiologiche dell'individuo, perché ovviamente nella fase del sonno, cioè nella fase del rilassamento, che avviene proprio dalle 2 alle 7 di mattina. Però alle 7 di mattina loro che cosa devono fare? Dalle 2 alle 7, loro alle 7 ti devono incominciare a svegliare, quindi ti svegliano verso le 6 e vanno sempre a alzare le frequenze, perché sennò noi arriveremo alle 7 di mattina che saremo praticamente dei zombie che camminiamo, tipo il film Resident Evil. Ma la cosa essenziale è questa. Io adesso voglio farvi vedere una cosa molto semplice. Chiuderò gli occhi e farò 5 minuti, no, 5 minuti no, 2 minuti di rilassamento, vi faccio vedere come le mie frequenze si modificano, perché loro sono molto furbi a non far scoprire determinati dettagli attraverso quest'arma che interagisce con i centri nervosi.
Infatti, oggi, quando facevo l'analisi, loro hanno visto che le mie frequenze scendevano in un fortissimo rilassamento, e quando hanno visto che si stavano stabilizzando le frequenze con determinate vibrazioni, cioè frequenze sonore che creavano delle vibrazioni attraverso la risonanza sensoriale, e ovviamente più mi rilassavo e più loro invece dovevano alterare questi parametri, perché lo fanno apposta per lasciarci sempre in uno stato di ansia, in uno stato di nervosismo, in uno stato di agitazione, per poi bloccare questa agitazione e farci sembrare persone tranquille, serene e senza nessun problema. Però c'è un'analisi che voi potete fare. Se andate dall'oculista, l'oculista è in grado di vedere le pressioni all'interno i vostri occhi, è in grado di vedere addirittura se siete nervosi, perché vede attraverso i vostri occhi lo stato proprio della pressione, del nervosismo che voi avete, perché l'occhio è come se fosse la nostra seconda anima, oltre a essere la seconda impronta digitale. Allora, faccio un minuto di rilassamento e vediamo come si modificano le frequenze del mio cervello. 3, 2, 1, 0. Come avete potuto vedere, le frequenze si stanno abbassando e praticamente, vedi, adesso ho incominciato a riparlare, cioè ho cominciato ad aprire gli occhi, ho incominciato a ragionare, a interagire, a pensare, e le frequenze sono ritornate alla normalità. Quando noi vediamo messi sotto attacco neurale o sotto determinate frequenze cerebrali, queste frequenze vengono totalmente tutte modificate, e io me ne accorgo perché facendo tutti i giorni queste analisi so quali sono le mie frequenze fisiologiche o le mie frequenze cerebrali. Se invece io un giorno ho delle anomale frequenze nel cervello o delle anomale patologie, io la prima cosa che faccio il test con l'elettroencefalografo e vedo se le mie frequenze sono normali, ma se sono totalmente alterate o rilevo determinate frequenze invece che altre, automaticamente vuol dire che l'interazione della tecnologia che controlla le mie frequenze cerebrali o le frequenze che vengono sparate attraverso l'etere, attraverso la corrente elettrica, attraverso i punti radio, attraverso i radar da terra, i radar a scansione geosatellitare che operano attraverso un'orbita bassa, circa dai 400 ai 600 km d'altezza, questi radar possono sparare queste frequenze, perché sono tecnologie radoma che operano attraverso un sistema che deve da una parte controllare, ma dall'altra parte spia. E questa è la tecnologia che loro cercano di occultare, perché da una parte gli dicono: ma questa è la sicurezza che noi dobbiamo attivare per eventuali casi estremi per proteggere lo Stato. E questo io dico: va bene, volete utilizzare la sicurezza, volete utilizzare questi sistemi di controllo, volete utilizzare queste tecnologie, io non dico niente, ma le tecnologie non devono interagire con i cervelli delle persone che sono innocenti e che non fanno niente. Guardate che cosa sta succedendo. Siccome io mi sto agitando, guardate la cosa strana, perché quando sento ovviamente vittime del controllo neurale, persone che vengono attaccate con queste armi, bambine di 12 anni sotto attacchi e manipolazioni radiocognitive,
a me mi viene la rabbia, perché dico, ma porca la miseria, perché le forze dell'ordine non fanno niente? Perché io credo che neanche le forze dell'ordine sanno determinate cose o sanno a conoscenza di determinate tecnologie. E questo è il loro giochetto. Adesso faccio un'altra prova molto semplice, senza utilizzare ovviamente dei suoni esterni. Vedete, quando io entro in attività si muovono tutte le frequenze cerebrali. Adesso facciamo il test con la cuffia, la famigerata cuffia insonorizzata, e vediamo che cosa succede alle mie frequenze cerebrali. Sto per mettere la cuffia. Questa blu è l'attenzione, questa gialla è la meditazione. E adesso stavo pensando che praticamente la cuffia sta attenuando determinate frequenze. Guardate dove rimangono queste frequenze. Interagiscono attraverso le frequenze ultrasoniche e transcraniche, infrasoniche. Ecco perché noi sentiamo gli acufeni, ecco perché noi durante la notte sentiamo come dei suoni amplificati nella nostra testa, ecco perché noi tante volte sentiamo dei rumori anomali all'interno dei condotti uditivi, all'interno della nostra abitazione. Tante volte ci fanno sentire anomali scricchiolii, come se ci sono presenze, persone che camminano, palline che sbattono sui muri all'improvviso, cani che abbaiano, però stanno a decine di metri di distanza. Guardate. Con le cuffie che cosa succede? Guardate, sto parlando, eh? Avete visto come si sono modificate le frequenze? Perché le cuffie bloccano alcune frequenze sparate da questi sistemi. Adesso leviamo le cuffie. Ta-ta! La cuffia è levata e cominciano a modificarsi alcuni parametri. Vedete? Una semplice cuffia da 5 euro già crea determinati cambiamenti. Ovviamente loro lo fanno apposta per modificare i nostri stati emotivi, le nostre frequenze, le nostre alterazioni. Guardate, vedete? Sembra come se adesso c'è un'iperattività. Io gli occhi li sto mettendo, cioè li sto guardando in un punto, perché rileva l'elettroencefalografo anche le frequenze del battito dell'occhio. Addirittura, se io mi sparo delle luci all'interno degli occhi, l'elettroencefalografo lo rileva, perché è sensibilissimo. Vedete come le frequenze si stanno tutte modificando? Perché con delle semplici cuffie da 5 euro si bloccano determinate frequenze nel mio cervello? E queste sono delle cuffie che attenuano i rumori del cervello dell'80%. Quindi io sento sempre quello che avviene all'interno della stanza, ma determinati rumori, che sono vibrazioni molto basse, non penetrano più dirette nei miei condotti uditivi. E questo è il giochetto. E la stessa cosa succede se uso degli occhiali polarizzati. Si modificano determinate frequenze, come se penetrano all'interno dei nostri occhi attraverso delle armi a frequenze a fotoni. E questo è il giochetto. Le parti più deboli del nostro cervello quali sono? I condotti uditivi, perché il condotto uditivo penetra direttamente all'interno del cervello, e attraverso gli occhi, perché gli occhi sono collegati direttamente al cervello. Poi abbiamo le frequenze dei centri nervosi centrali, che è un'antenna su tutto il corpo, che interagisce con tutti i campi elettromagnetici. E il giochetto è fatto. No, che la gente dice, oddio, mi sparano con delle armi così, con l'apparecchietto, col cellulare, con quello, con quell'altro. No,
Noi che siamo più sensibili a determinati, guardate come si stanno a modificare tutti i parametri. Noi che siamo, e le cuffie non ce l'ho qui le cuffie. Noi che praticamente siamo più sensibili a determinate frequenze, loro se ne accorgono subito perché se sparano delle frequenze che devono creare delle anomali patologie o delle anomali sonnolenze e non ci addormentano durante la notte, la nostra attività cerebrale rimane sveglia. Oppure la nostra attività cerebrale interagisce con questi sistemi e loro dicono: questa persona non è ipnotizzata, non è uno zombie, non è una cavia umana. Rileva questi disturbi. Allora come risolviamo il problema? Semplice. Gli facciamo sentire le voci, gli creiamo delle gravi patologie o sintomologie nel cervello e sul corpo e li costringiamo ad andare dai dottori o dai parenti a dire: sento la voce all'interno della testa, durante la notte ho incubi, sento le presenze di persone che mi camminano vicino, mi sento toccare il corpo. E grazie, con una tecnologia che crea stati di simulazione di suoni, immagini olografiche e riesce ad interagire con la risonanza sensoriale del corpo mentre stai sotto stato ipnotico o sotto stato narcoletico, è come se viviamo in un incubo ad occhi aperti. Quante volte voi vi siete addormentati durante la notte e poi vi siete risvegliati all'improvviso perché vedevate che c'era qualcuno che vi inseguiva, perché c'era l'uomo nero, perché facevate un incidente, oppure sul più bello del sogno vi svegliavate e avevate delle sensazioni fortissime sul corpo. È questo lo stato che loro creano. Stato ipnotico con messaggi che creano inneschi di suggestioni fortissime attraverso la risonanza sensoriale, una risonanza emotiva, una risonanza affettiva, una risonanza vibrazionale, e il giochetto è fatto. È questo quello che loro fanno. Però purtroppo queste frequenze elettromagnetiche nel passare del tempo creano gravissime patologie, tumori, ischemie cerebrali, trombosi, opacizzazione della cornea, dell'occhio, impotenza, perdita della fertilità, perdita anche del ciclo per le donne e tanto altro, ischemie cerebrali, trombosi e tanto altro, manipolazione della tiroide e tanto altro. Purtroppo i campi elettromagnetici creano questo. Ecco perché dico a tutte le vittime: non vi adagiate troppo, cercate di combattere il nemico, uniamoci tutti quanti insieme, andiamo a denunciare, oppure facciamo interviste, testimonianze, pubblichiamole da tutte le parti, perché è una cosa importante. Sul mio canale di YouTube hanno bloccato quell'intervista, perché il link di quell'intervista, testimonianza di quella signora, lei l'aveva mandato da tutte le parti, l'aveva inviato da tutte le parti, addirittura a persone in politica, persone a magistrati, da tutte le parti, e l'hanno bloccato il link. Hai visto come sono stati bravi? No, io ho fatto ricorso perché ho detto: guardate che questo è un audio, non è un video, e vediamo che cosa succede su YouTube. Voglio rifare, guardate, guarda, vedete? Vedete come stanno cambiando tutte le mie frequenze? Vedete? Che ora è adesso? Scommetto che sono le 21? Ah no, sono le 22, quindi adesso le frequenze sono cambiate. Adesso io rimetto questa cuffia, vediamo che cosa succede. Vediamo. 1, 2, 3. Ta-ta! Strano, eh? Le frequenze si sono modificate un'altra volta. Meditazione sta aumentando, l'attenzione sta adesso leggermente. Guardate, guardate, si stanno tutte riattenuando le frequenze
all'interno del mio cervello. Ma com'è possibile, scusa? Metto una semplice cuffia e mi si modificano i parametri cerebrali. Ma com'è possibile questa cosa? Avete capito da dove ci attaccano? Dalle frequenze sonore, dalle frequenze visive, dalle frequenze sensoriali attraverso i centri nervosi. Una tecnologia di centinaia di miliardi che serve per creare patologie alla popolazione italiana inerme, dipendenze, allucinazioni, stati di depressione, stati di dipendenza al gioco, alle sigarette, alle droghe. Rendetevi conto, per far guadagnare miliardi e miliardi e miliardi di euro alle società lobby farmaceutiche, società lobby del gioco, a massonerie deviate che operano per il narcotraffico internazionale, il narcotraffico nazionale. È una vergogna questa, guardate, mi sono rilevato le cuffie. Che vergogna, eh? Guadagnano miliardi di euro su di noi. Adesso spengo l'elettroencefalografo. Vediamo che succede. Tac-te. Vedete? Lo strumento non è in grado più di interagire attraverso le mie frequenze cerebrali e quindi non rileva più. Non rileva più il mio cervello. Spero che questi video, diciamo, tutorial che sto facendo da un po' di tempo possono perlomeno far capire, vedete? Possono perlomeno far capire alle persone che praticamente mi ascoltano da tanto tempo che io faccio ricerche in continuazione, cioè che faccio determinati studi, faccio determinate analisi per poter far capire alle persone che vengono sottoposte a questi trattamenti disumani che noi non siamo persone pazze o malate di mente, ma siamo solo dei ricercatori che operiamo con determinati tipi di con determinati tipi di tecnologie o determinati tipi di analisi per far capire alle persone che ci circondano che non siamo persone sprovvedute, che facciamo centinaia e centinaia di test ed analisi tutti i giorni per dare perlomeno un minimo di risposta alle vostre domande, perché molta gente mi dice: ma come avete risolto voi? No, non è che non abbiamo risolto, noi stiamo risolvendo, che è differente questa cosa. Ovviamente io sto progettando una casa antiradiazioni, sto progettando una stanza armonica, ma la stanza armonica che sto progettando dovrà avere una gabbia che scherma determinate frequenze provenienti dall'esterno, dovrà avere le frequenze cromatiche, le frequenze di luce che devono rilassare il nostro cervello attraverso determinati colori o attraverso determinate colorazioni. Dovremmo avere all'interno della stanza l'aromaterapia, sentiamo i profumi che ci rilassano, che ci fanno stare bene, che ci piacciono, e nello stesso tempo dovremmo avere anche la musicoterapia, che è una cosa importante, che senti quei suoni belli che ti rilassano anche della natura. Così noi possiamo rilassarci all'interno di questa stanza con l'elettroencefalografo, fare le varie analisi. Perché è una cosa importante questa, per vedere il vostro reale rilassamento, non come fanno tanti: ah, ti stai rilassando, ah, meno male, stai bene a posto così. No, 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 prendiamo l'elettroencefalografo, i nostri analizzatori e rileviamo le frequenze all'interno della stanza e all'esterno della stanza. E dopo facciamo l'analisi sia all'esterno della stanza e all'interno della stanza e vediamo le differenze delle frequenze armoniche, delle frequenze del rilassamento e delle frequenze, diciamo, della benevolenza per armonizzare il nostro corpo con le frequenze in natura. Prendiamo
Purtroppo, quando veniamo attaccati con queste tecnologie, veniamo ormonizzati con le frequenze dei manipolatori, dei torturatori, di questi sozzi assassini che fanno ammazzare questi bambini innocenti. E purtroppo la legge italiana dice: ma pure se hanno ammazzato questi bambini, non possiamo fare niente, devono fare il processo. Io lo farebbe fare io il processo a determinate persone. Lo sai come? Li prendi, li leghi a Piazza del Popolo sull'obelisco, poi chiami tutti i genitori di questi bambini che sono morti grazie a questi satelliti di spia e metti tutti i sassi e gli dici: ecco, adesso voi date la vostra sentenza. E vedete, hai visto come diceva Gesù, chi non ha peccato scagli la prima pietra. Capito bene? Invece qui verrebbe detto a queste persone, a chi gli è morto un bambino a causa di questi torturatori, questi manipolatori, questi sperimentatori, scagli la prima pietra, perché questa è una cosa importante. Un saluto a tutti amici di Emiliano Babilonia. Prenotatevi per il 17, perché mi stanno arrivando una marea di email di tutte persone che dicono: verrò a Roma all'evento del 17-12-2017 che faremo a Trastevere, perché non vorrei che poi quel giorno mi si presentano 50 persone, non so dove metterle all'interno del locale, perché se dobbiamo fare la registrazione per il secondo incontro caffè, dopo 50 persone è un casino farle parlare tutte quante insieme, dopo si sentirebbe un caos che non finisce più. Quindi prenotatevi sull'evento, andate sulla mia pagina, mettete vengo, non vengo, mi interessa, non mi interessa, così noi sappiamo quanti posti devo prenotare, perché già adesso siamo oltre 20 persone, quindi io devo capire poi alla fine quante persone arriveranno al locale, perché sennò non so poi come poter registrare l'evento. Però è importante che le persone possano venire, possano stare un giorno con noi, anche per un abbraccio, una parola di conforto, stare un pomeriggio tutti quanti insieme, parlare, scherzare e ridere. L'evento verrà fatto a Trastevere, dovrebbe essere, noi ci incontriamo verso le ore 15 a piazza, non mi ricordo bene, aspettate, dovrebbe essere piazza Sant'Egidio, se non sbaglio, sì, piazza Sant'Egidio. Ci incontriamo lì alle ore 15, o dalle ore 15, ore 15, insomma, intorno alle ore 15, 10 minuti di più, 10 minuti di meno, non è che cambia niente. E poi vediamo quante persone siamo, entriamo dentro al locale, ci sediamo, ci prepariamo, aspettiamo che arrivano le altre persone, monto il microfono e al momento che arrivano le persone incominciamo a fare questa registrazione e poi la pubblicheremo sul mio canale di YouTube Angeli Custodi MK Volt Italia. E voglio dire che la prima puntata che è stata messa su Incontro Caffè, a parte che ha superato quasi le 700 e passa ascolti, 700 e passa ascolti sul canale di YouTube Angeli Custodi MK Volt Italia, ma quella puntata è stata scaricata da molte persone e sono state poi pubblicati degli articoli in molti siti, in vari altri canali, dove hanno pubblicato l'intervista, cioè la testimonianza, l'intervista e testimonianza del primo incontro caffè. Quindi tra tutte le visualizzazioni dell'incontro e tutti gli ascolti abbiamo superato oltre le 3.000 i 3.000 ascolti e 1.500-2.000 visualizzazioni di persone che sono state interessate a vedere i determinati articoli. E per me un evento creato in due giorni è un grande successo. Ovviamente bisogna vedere il prossimo evento, quello del 17, domenica 17, le persone come risponderanno attraverso il web, ma credo che il successo sarà, non dico raddoppiato, ma poco ci mancherà. Un saluto a tutti amici da Emiliano Babilonia. Questi giorni faremo analisi di continuo, faremo ricerche di continuo, mi stanno contattando e si stanno prenotando molte persone per fare nuove interviste e testimonianza, sto preparando i nuovi video, sto preparando le nuove ricerche, sto facendo i nuovi montaggi,
Sto facendo di tutto questi giorni per riuscire a chiudere quest'anno con le migliori deduzioni tecniche, le migliori ricerche che possa aver studiato, capito e appreso in questo 2017. Perché dobbiamo iniziare il 2018, dobbiamo essere forti dentro. E forti psicologicamente, perché nel 2018 iniziano i nuovi programmi che stiamo creando, inizia la TV web che ho creato e che sto creando, inizieranno tutti i nuovi video, le nuove testimonianze, le nuove ricerche, e nel 2018 ci sarà un grande convegno, controllo mentale, MK Ultra, armi psicotroniche, Manchurian Candidate, spionaggio delle masse. Un evento che preparerò io di persona, ci saranno dei relatori molto importanti, si faranno molte analisi, sperimentazioni all'interno dell'evento e addirittura porterò le mie strumentazioni per fare le analisi sia delle frequenze della risonanza del nostro corpo che in possono interagire attraverso le frequenze dei campi elettromagnetici. Così potremo vedere subito se le vostre frequenze possono essere state o vengono manipolate in tempo reale mentre state lì al convegno o alla nostra conferenza. Un saluto a tutti, amici, da Emiliano Babilonia.